possibilità di presente. La vita che vive, due anni prima. Un giorno si trovavano a viaggiare insieme in treno un giovane sacerdote di nome Don Enrico Nicodemo e un sacerdote più avanti di Italia, originario di Pizzoli, parroco di Pizzoli, di nome Don Nicolò. I due si trattengono in una amabile ed edificante conversazione che impressionò non poco il giovane Don Enrico Nicodemo. Questi, Nicodemo, una volta nominato vescovo di Benevento nel 1945, si ricordò di quell'incontro avvenuto e poi, venendo in diocesi, come suo primo e diretto collaboratore, Don Nicolò, che era più grande del vescovo di oltre 20 anni. Il secondo aneddoto è concluso. Un giorno mi trovavo all'inizio della teologia, parlo di più di 30 anni fa, mi trovavo a passeggiare sullo splendido terrazzo del seminario di Consiglio di Pannapoli, dove abbiamo fatto la teologia insieme ai confratelli, ma anche lì il vescovo di Pio studiato a Posillipo. Questa pubblicazione che ho letto, questo libro, che lo studiamo da quasi 50.000 volumi della biblioteca calabrese, che studiamo anche questo lo vostro lavoro. Vedete, ci sono tante cose che studiamo. Intanto uno, Monsignor Nemedio, che sta come padre, è stato operato proprio sacerdote da Monsignor Grazie.
Io sono qui in situazione di vedere, cioè devo ancora sentire. Non lo sanno usare, non lo sanno usare. Perché si avvicinano al microfono. Con Monsignor Rondino ci sforziamo di mantenere la Valentina di a vicenda. Quindi me lo dice insieme. Questo personaggio in quel tempo, alla fine che fa?
ricostruisce nel piccolo, nel frammento, ricostruisce una grande storia. Difatti si può leggere in questo libro, si può leggere sia la figura, la storia, come dire, la sensibilità, le scelte che ha fatto questo vescovo, che pensate, un vescovo ha 38 anni nella diocesi di Mileto, e si dice che quando arrivò alla prima riunione di clero qualcuno gli fece qualche battutina e lui disse: non vi illudete, perché il vescovo prima di essere vescovo era già vescovo, nel senso che era stato vicario generale, allora aveva imparato anche l'arte del governo, anche se era giovane, e seppe portarla avanti. Ecco, ricostruendo la figura di questo vescovo possiamo dire che ci sono tre livelli. C'è un primo livello che è la figura del vescovo in quanto tale, con la sua storia personale, la sua sensibilità, il suo carattere. Poi c'è anche, come dire, il contorno più immediato. Ci sono le situazioni dell'epoca, pensiamo l'immediato dopoguerra, no? Con i preti dell'epoca, che sono quelli che sono stati responsabili dell'azione cattolica dell'epoca, i laici dell'epoca, il modo di scrivere dell'epoca, il modo di comunicare le notizie dell'epoca, no? E quindi c'è questo secondo livello, diciamo questo primo sfondo. E poi c'è anche un terzo sfondo, che è anche il livello, diciamo così, di confronto sul piano nazionale, sul piano ancora più alto, internazionale. No? Pensiamo ai grandi dibattiti che riguardavano la scelta tra Repubblica e Monarchia, comunismo, non comunismo, tutta la grande battaglia del 48, e poi anche le cose successive, no? Come sono andate evolvendosi, e dunque anche una storia che fa vedere il riverbero sul piano locale di quello che accadeva sul piano nazionale e internazionale. Del vescovo Enrico Nicodemo a servizio della diocesi di Mileto. La passione storica e la competenza dell'autore offrono alla nostra riflessione un episcopato che ha segnato fortemente il cammino della nostra chiesa locale in un tempo denso di avvenimenti importanti e decisivi come quello dell'immediato secondo dopoguerra. La missione pastorale di Monsignor Nicodemo emerge nella considerazione attenta e scrupolosa della realizzazione concreta dell'ufficio episcopale nella sua triplice dimensione di insegnamento, di santificazione e di governo, nella quale egli si mostrò vero padre e pastore del popolo che gli fu affidato. Gli illustri relatori che mi seguiranno ci daranno modo di soffermarci in maniera più esaustiva sui contenuti dell'opera che stanno presentando. Da parte mia desidero semplicemente condividere con voi una forte impressione che ho ricavato dalla lettura del testo di Monsignor Ramondino, e cioè alcuni tratti di straordinaria contemporaneità che ritengo si possano ravvisare nell'insegnamento e nell'azione pastorale del vescovo Nicodemo. Ho avuto anche questa chiave di lettura da un ricordo che mi è venuto, perché nelle carte della mia parrocchia Vibo Marina, che è stata una di quelle fondate, delle nuove istituite da Monsignor Nicodemo, nella relazione alla visita pastorale, alla fine Monsignor Nicodemo scrive: la parrocchia avrà sicuramente un grande avvenimento. E questo ci dice la capacità che aveva di percepire, di guardare avanti, perché in realtà diciamo che Vibo Marina all'epoca era ancora un borgo formato da pochi pescatori, era una realtà ancora molto piccola, adesso invece è diventata, poi negli anni è diventata una realtà molto, molto
molto grande con la presenza di tante industrie, di aziende, lo sviluppo del porto, la capitaneria, il comando provinciale della Guardia di Finanza, insomma, conoscente della forza contenuta in quei principi di cui ha sete e fame, perché ha sete e fame di verità, di giustizia, di amore, di tranquillità, di pace. Noi, lo dice riferendosi non ai preti, soltanto ai preti, alle monache e ai frati, ma a tutti, noi che quella forza possediamo, non dobbiamo negarla al mondo, ma dobbiamo sapergliela donare con generosità pari alla nostra fede. Ecco su che cosa si basa la necessità e l'urgenza della nostra azione. Mi sembrano delle parole ancora veramente attuali. Ancora, un altro tratto di contemporaneità mi sembra il riferimento a quella che, con terminologia dei nostri giorni, chiameremmo promozione umana nell'ottica della dottrina sociale della Chiesa. Mi trovo in mezzo a tanti monsignori, Sua Eccellenza il Vescovo, quindi, come dire, devo e sono tenuto a dare uno sguardo a questo libro sotto l'aspetto di carattere storico, perché effettivamente si tratta di un lavoro storico, è un libro di storia vera, ma è un libro di storia e non di cronaca. E faccio questa piccola battuta subito all'inizio perché io che vengo da un mondo e una storia anche personale abituata a inquadrare i problemi di carattere sociale e anche allo scontro politico in un certo modo, un'ottica che è riferita naturalmente a un'esperienza totalmente diversa di quella che può essere di un vescovo, si è misurato subito con questo dilemma. Si tratta della ripetizione di uno schema cronaca in cui emerge soprattutto il conflitto tra schieramenti, tra posizioni diverse, ma invece la ricostruzione storica, rigorosa, che Monsignore Romandino ci offre in maniera seria. Perché è proprio questo il dato eccezionale di questa ricostruzione oggi, alla luce ormai di un contesto storico che ci dà la possibilità di guardare ai fatti in maniera oggettiva e non per posizioni e schierimenti perché c'è il pregiudizio di dover essere schierati in maniera diversa. Come possiamo costruire? Quindi parlo soprattutto della Chiesa, a questo punto del clero, non della popolazione, che si aspettava una figura di tipo diverso. Ed ecco anche uno dei motivi per cui il vescovo, la prima cosa che fa il vescovo è quello di prendere Monsignor Bonfumi e sostituirlo alla Monsignor Rocciolo, che invece è destinato in altri posti. Perché? Perché questo giovane vescovo si cala dentro questo contesto generale e però avverte già, proprio perché è un uomo di cultura, l'intuizione che siamo in una fase storica che ormai avvolge alla chiusura di un periodo, di tutto un periodo. Tant'è vero che proprio in quella fase storica, cioè 1945-46, avviene un qualche cosa di sconvolgente, e cioè il passaggio epocale tra la monarchia e la Repubblica parlamentare, il referendum. Nel referendum bisognava schierarsi, perché sapete che in quel periodo si qui prevalse la monarchia e quindi la Chiesa e le sue strutture si era fortemente impegnata perché andasse in quella direzione.
non aveva poi così torto, se noi andiamo ad esaminare i fatti e i processi, perché sostanzialmente ancora siamo in una fase storica in cui il capitolo della vicenda romana, cioè dell'unità d'Italia, il modo come era avvenuto, non si era chiuso, anche se c'era stato il 1929 il concordato è stato atteso. Sì. Il primo armonico che entrava nel cuore,
il quale fu giunto proprio l'antivigilia di Natale, riuscendo a suggestionare tutta l'intera popolazione. Nella messa di notte ho eseguito a canto fermo tutto l'intero ufficio e fu uno spettacolo veramente commovente e pieno di fede quello che si manifestò alla comunione. Il popolo di Anoia si affezionò subito, tant'è che leggiamo in una supplica indirizzata al vescovo, che era firmata dal sindaco e dal numeroso cittadino, il popolo che Giuseppe, dice: Eccellenza, ci avete fatto passare un anno di paradiso, che ci avete mandato un italiano fuori, che ci avete mandato un angelo consolatore di tutte le anime nostre, Nicolino Porfuri. Eravamo come tanti animali che non conoscevano legge di Dio, e lui con tutta la sua maniera ci stava persuadendo a conoscere la religione. Dicevamo, aggiungo, non sapevamo che cosa vuol dire dottrina cristiana. Nicolino Porfuri ancora col suo caso e con la sua bontà, diciamo, accedi i nostri animi all'attenzione anche verso la dottrina cristiana, verso la Santa Comunione, verso la partecipazione a messa. Ed è una lettera che non c'è più firme che contenuto. Cappellani, siamo un Donato Vincenzo che muore nel 1925. E poi Donato Domenico che morirà rettore a San Giuseppe di Vibo nel 1955. Abbiamo già ricordato Don Filippo Francesco, che credo che sia insieme a Porfuri quello che più si distingue, proprio come scrittore, polemista, studioso, umanista, perché ovviamente parlo, e voglio fare semplicemente questo ricordando affettuosamente, quasi in maniera suffragante, una vecchia nipote che veniva qui a messa da me ogni mattina, poi stavo un po' capito, un po' a bimbo, e un giorno dico: ma voi, mi chiedo un nome Filia, dico: ma se voi ricordate, c'era mio zio, era mio zio, e dopo qualche settimana se ne venne in chiesa con il libro, dai, per la Calabria, sì. Il suo testo. Avuto delle fotocopie degli scritti di Confidia che sono veramente interessanti e anche molto attuali. E voi pensate ai sacerdoti di quel tempo che in fondo vivevano in ambienti nostri che ritenevano più isolati rispetto alla professione di l'ecoculturale, del tempo della lo sappiamo, questi sono ancora. Possiamo ricordare Galati Vincenzo, di San Nicola da Crisa, che servirono qui la parrocchia di Pisa, che furono economo, l'abbate Giuseppe di Maiorato, parroco fino al 1996, andiamo anche con un po' poeta, no? E Massa Domenico, lo mette in ordine alfabetico, Massa Domenico di Balsano, il cappellano nel 1937, e ancora Vittimata Francesco, Vittimata Giuseppe, cappellano, poi Don Serrano Stino, che e poi il nostro Don Michele Valdiano, il nipote del fratello, mi è stato molto utile il diario che aveva, che aveva conservato nei primi tempi, non Gennaro, nei primi tempi del discopato di Monsignor Nicodemo. E Don Michele Valdiano fu amministratore tra il 1950 e il 1952, cioè nel periodo che Monsignor Porfuri ha. Altri nativi abbiamo Marino Domenico, Buono Vincenzo, Don Giacinto Sito, sì, e Don Giacinto Pittimata, Morfuni Michele, dove sono un parente di Morfuni, Nola Domenico di Buon Giovane, nel 1933, che fu una malattia, Pascali Nicola, che fu arcivescovo di Lazzano, Pittimata Serafino, che fu arcivescovo di Pizzoli, verso il 1864. Poi devo ricordare anche Stingi Giuseppe, che è stato mio anche collaboratore a Vito, Cappuccino, poi diocesano, che è morto nel 1999, e Don Cantore, no? Quindi ci sono le naturalmente l'unico vivente che sta a Vito Marino. Bene. Autore e soprattutto del libro su Monsignor Nicodemo.
perché non è la problematica la società. Io questo contenuto non parlo di Sorano, che era amico di Mocciamotti, molto amico di Bartolo, molto amico, e quindi ecco, dico che erano, sono stati fortunati questi parroci, questi vescovi. L'amore alla solidarietà.
già che un decimo, sapete come si esprimeva, che era la pupilla dei soldi della Costituzione, l'azione cattolica, era l'unica associazione. Poi si vede, poi guardava avanti e dentro la situazione, guardava avanti. Mentre il dottore Frucci, vescovo che ha, diciamo, avuto una presenza pastorale forte, incisiva, l'ha ripetuto molte, ha trovato la diocesi, dice no, però quel signor non ci ha conosce bene, la ridotta il sacerdote di Città Nuova, era vicario capitolare, si è scelto dai canonici. Perché non c'era comunicazione tra loro e Mileto, no? E quindi tra loro la diocesi come poteva essere. E lui, ecco, soprattutto si prodigò per l'istruzione religiosa, ecco, il congresso catechistico diocesano, che è stato il congresso più riuscito in tutta Italia, il congresso diocesano. Tanto che Monsignor Lanza, che era il metropolita, arcivescovo di Reggio, una mente eccelsa da tutti i vescovi d'Italia, questo Monsignor Lanza, Antonio Lanza, facente prima alla parte di teologia morale, ma era difeso con 100 tesi di teologia di fronte a più un decimo. C'erano queste accademie, no? Che sono consuete nei seminari e anche ufficialmente nelle università, teologiche del Laterano, dove c'erano questi immagini che merita, Cosentino, della provincia di Cosenza. Il concetto della missione sacerdotale, portando questo. Significa lui, sì, è stato, diciamo, promosso a Bari, c'è stata questa occasione, lui voleva lo stesso, è stato promosso a Bari, perché fece un'omelia alla presenza del prefetto cardinale, prefetto della congregazione dei vescovi. Tanto che quello è rimasto così impressionato dalla sua oratoria, era un'oratoria persuasiva, pacata, però di contenuti, e poi sempre con l'accentuazione della verità. Mi ricordo che a Soriano mi si prestava San Domenico, il tommista San Tommaso d'Aquino, verso la verità, e insisteva molto su questo primato della verità, dei suoi interventi. Sia il suo episcopato, come l'ha preso a cuore, e ha vissuto per la Chiesa, sia a diretto sia a parte. E allora, che cosa poi vi posso ancora dire di quello che io ho detto? Lo possiamo, credo, concludere, sono state due ore intense, molto belle, nonostante il freddo. Riscaldare la mente e il cuore. E allora ringrazio innanzitutto voi, vescovo, per sentirvi, è già fatto il complimento dicendo.